Questa è una cosa fondamentale perché la sanità non ha colore politico e vedo come in Commissione Sanità qui al Senato lavoriamo tutti per portare proposte concrete di miglioramento in termini di salute. E oggi è nato l'intergruppo per parlamentare assolutamente ovviamente trasversale per quello che sono tutte le malattie croniche intestinali e il morbo di Crohn, una patologia che influisce gravemente sulle persone, calcoli che il 30% sono ragazzi dai 10 ai 19 anni che a volte impiegano anche 5 anni prima di ricevere una diagnosi della malattia cronica che hanno. Quindi l'intergruppo nasce proprio per poter far conoscere, informare e decidere per un percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale il più vicino possibile ai bisogni di queste persone.